Buongiorno, siamo sulla seconda predicazione della serie. Chi ti ha detto che eri nudo? Abbiamo visto nella prima predicazione un Adamo ed Eva che scoprivano di essere nudi. Oggi abbiamo un'altra persona che scopre che a un certo punto della sua vita è nudo. Però prima di iniziare vorrei parlarvi di misure. Allora, cosa fai per misurare qualcosa? Come fai? Ho un metro, no? E se non c'hai il metro? I palmi, ok? Io dico come faccio io normalmente quando vado al negozio, sono al negozio e mi chiedono di misurare un tubo, che ne so, un tubo, mi dicono mi serve un metro e mezzo. Magari mi sono scordato al piano di sopra il metro, non ho il metro, dovrei risalire al piano di sopra e riscendere. Faccio una cosa molto semplice, poggio il tubo lungo una cosa di cui sono convinto della misura. Normalmente è un ripiano di uno scaffale che so che è lungo un metro, per cui faccio un metro, poi faccio un altro metro su due metri, il secondo metro lo ripiego su se stesso e è 1,50 m e lo taglio. Allora, che cosa ho fatto? Ho usato una cosa per misurare un'altra. Non ho misurato con un metro, ma ho visto una cosa che so che è di una dimensione e l'ho misurata con un altro. Tenete a mente questo esempio, perché qui finisce la prima parte della predicazione. La scorsa settimana dicevo abbiamo visto di Adamo ed Eva che abbiamo scoperto di essere nudi. Oggi vediamo un altro libro dove a un certo punto il protagonista dice che è nudo. Mi dai la prima pagina? Libro di Giobbe, libro bellissimo, libro difficilissimo da predicare. Oggi proprio vi darò un piccolissimo accenno tanto per sviluppare in voi la voglia di leggerlo, perché se non avete mai letto Giobbe è un libro che è stupendo, è meraviglioso. Giobbe dice, Giobbe 1, versetto 21: nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo. Il libro di Giobbe è probabilmente il primo libro della Bibbia, non è Genesi il primo libro della Bibbia, ma è Giobbe il più antico libro, e ci parla di un uomo, altro che Berlusconi, altro che Bill Gates, altro che come si chiama ancora, Jeff Bezos, mi dà tutto bene, la prossima, un uomo che era ricchissimo. Giobbe 1 da 1 a 3. C'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe. Quest'uomo era integro e retto, temeva Dio e fuggiva il male. Gli erano nati 7 figli e 7 figlie. Possedeva 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 500 paia di buoi, 500 asini e una servitù molto numerosa. Quest'uomo era il più grande di tutti gli orientali. Giobbe era ricco sfondato, ce ne aveva tanti di soldi. Tutti lo conoscevano perché era un uomo particolarmente ricco, ma non lo conoscevano soltanto perché era particolarmente ricco. La prossima. Giobbe 29,11. Questo è lui stesso che confessa di come le persone lo vedevano. L'orecchio che mi udiva mi diceva beato, l'occhio che mi vedeva mi rendeva testimonianza, perché salvavo il misero che mi dava aiuto, l'orfano che non aveva chi lo soccorresse. Scendeva su di me la maledizione di chi stava per perire, facendo esultare il cuore della vedova. La giustizia era il mio vestito ed io il suo. La rettitudine era il mio cappello e il mio turbante. Ero l'occhio del cieco, il piede dello zoppo, ero il padre dei poveri. Studiavo a fondo la causa dello sconosciuto, spezzavo la ganascia al malfattore, gli facevo lasciare la preda che aveva fra i denti. Non era soltanto ricco, ma era soprattutto un uomo di Dio, un uomo che applicava quello che era il volere di Dio, che faceva del benessere spirituale di tutti quanti, ma anche della sua famiglia, e dai la prossima qua, faceva la sua priorità. Giobbe 1, versetti da 4 a 5. I suoi figli erano soliti andare gli uni dagli altri e a turno organizzavano una festa e mandavano a chiamare le loro 3 sorelle perché venissero a mangiare e a bere con loro. Quando i giorni della festa terminavano, Giobbe li faceva venire per purificarli.
si alzava di buon mattino e offriva un olocausto per ciascuno di essi, perché diceva: può darsi che i miei figli abbiano peccato e abbiano rinnegato Dio in coloro. Giobbe faceva sempre così, ma quindi ci teneva alla famiglia, alla sua famiglia, alla sanità spirituale. Ma un bel giorno, anzi un brutto giorno, succede quello che nessuno si aspetta. Prossima. Giobbe da 1, da 14 a 19. I buoi stavano arando, le asine pascolavano là vicino. Quando ecco i sabbei sono piombati loro addosso e li hanno portati via. Hanno passato a fine di spade certi. Io solo sono potuto scampare per venire a dire. Questo era un servo di Giobbe che stava andando. Quando parlava ancora, ecco che ne giunse un altro: il fuoco di Dio è caduto dal cielo, ha colpito le pecore e i servi e li ha divorati. Io solo sono potuto scampare per venire a dire. Quello parlava ancora. Quando ne giunse un altro, dire: i Caldei hanno formato tre bande, si sono gettati sui cammelli e li hanno portati via. Hanno passato a fil di spada i servi. Io solo sono potuto scampare per venire a dire. Prossima. Quello parlava ancora. Quando ne giunse un altro, dire: i tuoi figli e le tue figlie mangiavano e bevevano vino in casa del loro fratello maggiore. Ed ecco che un gran vento, venuto dall'altra parte del deserto, ha investito i quattro canti della casa ed è caduta sui giovani, essi sono morti. Io solo sono potuto scampare per venirti a dire. Giobbe era credente. Cosa avresti fatto tu? Davanti alla vita completa non era rimasto niente di niente. Magari tu hai vissuto, stai vivendo qualcosa di molto più piccolo di questo, ma che è importante per te, ugualmente penoso, che è difficile da accettare in questo momento. Che so, un posto di lavoro perso, non avere abbastanza soldi per vivere, una malattia tua o di un tuo caro, un'unione che si sta dissolvendo, un lavoro che hai perso o un lavoro che non arriverà mai. La solitudine, l'incomprensione. Cosa fare? Sapete, tutti quanti abbiamo le nostre liste. Una lista lunga, vero? Presente e passata. O quella che intravediamo nel futuro. E se ci raccontiamo, vedrete che prima o poi, se ci raccontiamo le nostre liste, saremo tentati di misurare le nostre liste di dolori con quelle degli altri, di misurare il mio dolore insieme a quello degli altri, per scoprire se il male dell'altro è più piccolo o più grande, ed esserne confortati se è più piccolo, dicendo: io in fondo sto meglio di lui, o aspettare che gli altri confortino me, diceva: ma un attimo, sono gli altri che mi devono confortare perché il mio male è più grande di quello degli altri. Circa 10 anni fa stavo tornando a casa dall'allenamento di rugby, quando ancora giocavo a rugby, quando pesavo 10 kg di meno, e ero tutto allegro e pimpante. Avevo fatto un bel allenamento, mi ero divertita, avevo riso, avevo preso una bella birra, e tragitto verso casa col cellulare con viva voce, stavo cercando di chiamare casa mia moglie per chiedergli che cosa che doveva fare prima che arrivassi, e non riuscivo a contattarla, non riuscivo a telefonare perché la trovavo costantemente occupata. Quando sono arrivato a casa abbastanza contrariato, perché tutto sto tempo a telefono, dai, almeno poggia un po' giù, poi erano occupati tutti e due i numeri, sia quello fisso che quello mobile. Marco mi disse: ero al telefono con mia sorella Chris, ha un tumore aggressivo, terzo stadio, non curabile. Sapete, la tentazione in questi casi è di dire: un attimo, e perché a me? Perché nella mia famiglia? Eppure io ho servito, sto servendo il Signore, faccio tutto quello che mi dice il Signore, qua
quasi. Perché? Qualche sera prima a Rami avevo ascoltato lo sfondo di un amico che aveva un matrimonio in crisi. Temeva di essere abbandonato dalla moglie, temeva anche che ci fosse un altro uomo nella vita della sua compagna. Marco, se mia moglie mi lascia, la mia vita finisce. Capisci? La mia vita finisce. Perché doveva capitarmi? Il problema dell'amico, che poteva essere lasciato dalla moglie, se io lo misuravo contro il timore di mia cognata, diventava niente. In fondo era una moglie, sì, ma rimaneva viva, rimaneva vivo lui. Lui aveva un futuro davanti. Mia cognata no. Il mio dolore, il dolore della famiglia di Chris, era enormemente più grande del dolore dell'abbandono. Vi ricordate l'esempio che ho fatto all'inizio? Quando al negozio non ho un metro, uso qualche cosa per misurare, di cui so la misura giusta, per misurare l'altra cosa. Anche con dolore succedeva lo stesso, perché io misuravo, io conoscevo la grandezza del mio dolore e misuravo quella dell'altro. Per misurare l'altro dolore per andare in riferimento il mio. E che cosa dico? Vediamo chi ha la sofferenza peggiore. Chi vince può lamentarsi. Chi perde sopporti e stia zitto, perché ci sono altri che sono più sofferenti. Perché se la cava facilmente. Sapete, questa si chiama teologia del dolore comparato. Dico subito che non funziona. Non vi voglio lasciare con suspense fino alla fine. Non funziona. All'amico del matrimonio in crisi io gli avrei voluto dire: vieni un attimo a vedere, guarda quanto è grande il mio, guarda quanto è grande quello di mia moglie, guarda quanto è grande quello di mia cognata, lascia che ti mostri qual è la vera sofferenza, non la tua. Ma l'amico aveva la sua prospettiva e io la mia, e nessuno dei due sarebbe stato meglio sapendo che qualcuno ha un dolore più grande del suo, ammesso che lui avesse ammesso che il suo dolore era più piccolo del mio. Qualche giorno dopo, sempre a rugby, all'allenamento, senti che c'era un giocatore di una squadra che aveva avuto, dopo una marea di vicissitudini della moglie, era riuscita a rimanere incinta e aveva avuto finalmente un bambino. E questo bambino, dopo qualche mese, era morto. Leucemia fulminante. Io lo cercai per dirgli che cosa. Che gli dice una persona del genere? Cosa avrei mai potuto dire in quel momento a quella persona? Su, coraggio, ci riproverai, il tuo bambino è in cielo insieme all'angioletti. Compara la mia situazione di fronte alla sua sofferenza dicendo: guarda, la tua è più grande di sofferenza, perché in fondo Chris ha avuto 50 anni di vita, la tua ha avuto 2 mesi, 3 mesi di vita. Il tuo dolore è più grande del mio, che perdo solo la cognata. Non lo dissi, ma lo pensai. La persona mi disse: Marco, piangendo, tu sei pastore, perché a me? Perché? Ora, se avviciniamo i 3 dolori che ho descritto, quello di una cognata, così, quello del matrimonio, così, e quello del figlio con la leucemia, così. Chi avrebbe vinto? Chi avrebbe avuto la ragione di lamentarsi di più e di essere coinvolto nella gara e di essere consolato per aver vinto, purtroppo, quella gara? Il problema della teologia del dolore comparato, ve l'ho detto, già anticipato, non funziona. Non funziona. Questo Giobbe lo sapeva nella prossima, e da uomo saggio ce lo mostra. Versetto 22 del primo capitolo. Allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si nasse il capo, si prostrò a terra e adorò, dicendo:
Nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo di mia madre. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a nessuno, a Dio, nessuna colpa. La frase non peccò nel primo capitolo ricorre due volte. Giobbe non pecca e non addebita il male a Dio e non compara il suo male a nessun altro, ma dice una cosa ben più saggia. Dice: io sono nato nudo, senza nulla, e quando morirò sarò nudo, ancora, senza nulla. Tutto quello che c'è in mezzo tra questi due stati di nudità non è mio, ma mi è stato dato. E se non è mio, di chi è? È di chi lo ha creato e me lo ha concesso in comodato d'uso gratuito, lo posso usare finché ci sono, ma non perché sono più figo degli altri, ma perché così è. Qualunque cosa accada, confido nel Signore per la mia vita. Questo è quello che dice Giobbe. Non gli sfiora neppure l'idea di un Dio che è malvagio, che lo sta punendo, e neppure la teologia del dolore comparato. Nel prossimo Giobbe 2 versetto 8, da 8 a 10, sua moglie gli disse: ancora stai salvo nella tua integrità, ma lascia stare Dio e muori. Giobbe le rispose: tu parli da donna insensata. Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremo di accettare il male. In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Seconda volta. Ora, la parola lascia stare, che dice la moglie, in altre versioni è tradotta con maledici Dio, con benedici Dio, bestemmi Dio, oppure rinuncia a Dio. La parola in ebreo è barak, che significa inginocchiarsi. Giobbe è arrabbiato e chiama la sua moglie stolta, gli dice insensata. Ma la sua moglie gli sta dicendo, gli sta dando uno spaccato, suggerendo la visione giusta del problema. Non era stolta, era saggia. Che cosa gli diceva? Giobbe, inginocchiati a Dio, inginocchiati. Perché tutto quello che ti è accaduto, con Dio non c'entra niente. Ritorniamo alla risurrezione. Se nulla è mio sulla terra, se nulla è mio, ma tutto quanto mi è stato dato in uso gratuito, incomodato in uso gratuito, se non mi sono meritato niente, ma tutto è un dono, cosa sto a misurare le mie perdite? Cosa sto a misurare cose che non sono mie? Se fosse mio potrei dolermene e bestemmiare, perché quello che mi è stato tolto non ce l'ho più, ma siccome non è mio devo solo accettare che la vita così è e non ci sono dolori comparabili, e comparare i dolori non mi aiuta a vivere meglio la mia vita. Ora tu mi puoi dire: Marco, questo è fatalismo, ma come? Fino adesso tu mi hai detto che devo pregare a Dio, fino adesso mi avete fatto una capoccia tanta che prega a Dio, chiedi a Dio di dare la sua. Gesù stesso lo dice in Matteo 7, versetti da 7 a 11: chiedete, vi sarà dato, cercate e troverete, bussate, vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Qual è l'uomo tra voi, il quale se un figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra, oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, tanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che lo domandano. Allora che cos'è? Se siamo retti, se non inaliamo il Signore, non cercate nulla di male, vero? Dice Gesù, chiedete che vi sarà dato. Però se voi leggete il libro di Giobbe, vedrete che a un certo punto ti risponderà a Giobbe, dicendogli che l'uomo non potrà mai capire il perché le cose succedono. Gli farà tutto un discorso del
spiegami come ho creato il serpente, l'elefante, gli alberi, il cielo, il rosario, no? Bravo, dai, dai, su, 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 dammi informazioni, bravone. Alla fine Giobbe dice, oh, che tocco di, e c'hai ragione, mi tocca sta zitto. La natura del mondo è una natura caduta, il male accade, il male fa parte del gioco della vita. Tutto dipende se viviamo per quello che abbiamo, credendo al nostro, nostra proprietà, o se viviamo utilizzando quello che abbiamo, sapendo che eravamo nudi e che nudi torneremo. Dipende anche qui da cosa stiamo misurando, di come stiamo misurando la nostra vita, su quali mete stiamo vedendo la nostra vita oltre quello del male. Come misuriamo? Misuriamo la nostra vita sulla ricchezza o sulla mancanza della ricchezza, cioè mancanza di essa? Lo misuriamo sulla nostra salute o sulla mancanza di salute? Lo misuriamo su chi siamo o su chi non siamo? E continuiamo a misurare tutta la vita. Paolo stesso, a un certo punto della sua vita, si mise a misurare la sua vita e vide che se avesse tolto un pezzo, quella che chiama spina della carne, la sua vita sarebbe stata un sacco meglio. Ma tanto meglio. E chiese che gli fosse tolta. Vi ricordate la risposta? Sì, nella prossima. 2 Corinzi 12, da 7 a 9. E perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza della rivelazione, mi è stata messa una spina nella carne. Un angelo di Satana, che poi vedremo come agisce Satana, per schiaffeggiarmi, affinché io non lo superbisca. 3 volte ho pregato al Signore perché mi allontanasse da me. Egli mi ha detto, la mia grazia ti basti. Ti basta. Perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Attenzione, come ha risposto Dio a Paolo? Gli ha detto no, la tieni? Non ha risposto così. La risposta è, Paolo, non misurare ciò che hai o ciò che non hai, misura la quantità di grazia che io ti sto dando. Beh, quella, credimi, ti basta, quella è sufficiente. Sapete, Giobbe e Paolo erano uguali nel fidarsi di Dio. Loro si fidavano di Dio nonostante i dolori, nonostante le sofferenze. E i perché proprio a me? Quante volte l'aveva detto Giobbe, quante volte l'aveva detto a Paolo, perché proprio a me, Signore? Eppure ti sto servendo, eppure faccio tutto quello che vuoi, perché a me? Si fidavano perché non misuravano la loro vita in base a ciò che avevano. E non sono caduti nella trappola della teologia della sofferenza comparata. Ah, ma io soffro di più, per cui io devo essere più consolato rispetto a quello che soffro di meno, ok? Una sofferenza comparata non ti porta a non soffrire più. Una sofferenza comparata con cui misuriamo la vita in base a ciò che abbiamo o ciò che non abbiamo rispetto agli altri. Non so se avete mai sentito parlare di un'organizzazione che si chiama Johnny and Friends. È stata fondata da una persona tanti anni fa che si chiama Johnny Erickson Tada. Johnny Erickson Tada è una tetraplegica, per cui paralizzata il collo, braccio, gambe, non ha niente. Ha organizzato questa organizzazione proprio per le persone disabili. Johnny è diventata disabile quando aveva 18 anni, adesso c'è una settantina e passa. A 18 anni stava al mare, si è tuffato in California, ha battuto il capo perché il fondo del mare era troppo basso, è rimasta paralizzata. Una volta gli hanno chiesto cosa dirai a Dio quando lo vedrai, come sei stato.
La risposta è stata: beh, ripiegherò la mia sede alla terra, la consegnerò a Gesù e gli dirò: grazie, ne avevo proprio bisogno. Però perché misuriamo male? Perché misuriamo male? Nello sbagliare la misurazione ci mettiamo molto del nostro, è vero. Ma il libro di Giobbe ci dice che c'è qualcun altro che ci dà una bella mano nel misurare male. Mi dà la prossima. Giobbe 1, da 8 a 11. Il Signore disse a Satana: hai notato il mio servo Giobbe? C'è un altro sulla terra come lui, che sia integro, retto, tema Dio e fugga il male. Satana rispose al Signore: è forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non lo fai forse, non hai forse circondato il mio riparo, lui, la sua casa e tutto quello che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame in prova di tutto il paese, ma stendi un po' la mano, tocca quello che possiede e vedrai se non te li vedi in faccia. Fondamentalmente, cosa sta dicendo Satana qua? Toccagli quello che ha e lui misurerà la sua vita su ciò che gli manca, non sul tuo rapporto, sul rapporto che ha con te. Toccagli quello che ha e vedrai come ti rinnega perché gli manca quello che arriva. Ora, forse vi dirò una cosa che molti teologi non sanno. Satana è l'autore di tutto il male del mondo? No. Satana gode di tutto il male del mondo, ma non è l'autore di tutto il male. Talvolta lo è, altre volte no. Ma Satana è sempre una cattiva voce, che quando il male arriva e lui magari non c'entra niente, ti fa prendere le misure sbagliate, ti sussurra: Dio non ti ama, Dio ce l'ha con te. Dio non esiste. Capiamoci, a Dio, a Satana, non gli interessa nulla se tu c'hai una macchina buona o una macchina scassata. Non gli importa se sei sano o se sei malato. Non gli importa se sei povero o sei ricco o sei ricca. Anche lui sa che tutto questo è temporaneo. Satana è un angelo che conosce le cose, sa che questo è un momento nella vita, ma non è la vita. Sa che quello che dura qua dura poco, è per un breve tempo. A Satana invece, come a Dio, interessa il lungo termine. A Satana interessa l'eternità. Per questo vuole che tu distolga gli occhi da Dio e li focalizzi su te stesso, per rubarti il rapporto che hai con Dio e per cercare, se fosse possibile, la parola, ma la parola dice di no, perché chi sono suoi, di portare via persone in eterno a Dio. Satana vuole che tu dimentichi il quadro generale e ti metta a guardare ciò che è insignificante. Il quadro generale è questo, nella prossima. Matteo 6, 33. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. Ti faccio una domanda: cosa stai misurando nella tua vita adesso? Stai cercando di vedere se i tuoi problemi sono più grandi o più piccoli di quelli degli altri? Per poi trarne conforto, perché se sono più piccoli, gli altri stanno peggio. Oppure di dire: gli altri mi devono confortare perché i miei problemi sono molto più grandi, per cui ho necessità, gli altri devono consolarmi. Oppure stai misurando quello che hai o che non hai,
pensando che quella è la cosa importante della tua vita. Ah, ma se avessi quel lavoro, ah, lì sarei veramente felice. Ah, ma se il Signore mi togliesse questa malattia che ho, questa malattia cronica, ah, lì sarei veramente felice. Se in cielo ci fosse oggi un colloquio come quello che hanno fatto Dio e Satana, cosa direbbe di te? Dio? Hai notato il mio servo, la mia serva Speranza, la mia serva Gin, il mio servo Matteo, il mio servo Alessandro? Hai visto? Hai visto? Non c'è un altro sulla terra che sia integro, retto e tema Dio e fuga il male. Vuoi essere nominato? Vuoi essere nominata? Sapete, alla fine l'integrità di Giobbe ha fruttato. E alla prossima, Giobbe 42, siamo proprio all'ultimo capitolo, le ultime frasi. Quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, il Signore lo ristabilì nella condizione di prima, gli diesi il doppio di quello che gli era già stato appartenuto. A Giobbe è capitato di riavere tutto quanto qua. Qualche volta accade, per Giobbe è stato così. Ma non posso dirti che accade qua. Io penso alle persone che in questo momento stanno fuggendo dall'Afghanistan e hanno perso tutto, ma veramente tutto. Quanto è grande contro il mio scaffale da un metro il dolore di chi ha perso tutto in Afghanistan? Quanto è grande il dolore di chi ha visto uccisi per la fede in Cristo in Afghanistan o in Campo, in Corea, in altre parti del mondo, rispetto al tuo male? Non lo comparare. Quando accadrà che ti sarà restituito tutto a te? Non lo so, non posso dirlo. Forse qua in terra, come è accaduto con Giobbe, ma di sicuro in cielo mi dai l'ultima pagina. Matteo 25, 23. Va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Cosa stai misurando oggi? Cosa stiamo misurando? Le tue sofferenze comparate o le benedizioni del regno che Dio ti assicura attraverso Gesù? Cosa stai misurando? Preghiamo. Grazie Signore che è tutto tuo. Noi non abbiamo nome, noi siamo nati uniti e non ritorneremo. Se tu che hai ascoltato oggi queste mie parole, sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato, prego queste cose che siano nel tuo cuore. Signore, io non voglio comparare il mio male con nessuno, perché il mio male è male. Io non voglio misurare la mia vita su quello che ho o su quello che non ho, ma voglio misurare la mia vita sul rapporto che ho con te, sull'intimità che sono riuscito a conquistare attraverso la mia obbedienza. E Signore, se sono stato disobbediente, se sono stata disobbediente, ammaestrami ad essere ancora di più, perché io voglio avere un rapporto con te e non voglio ascoltare la voce di Satana che mi sussurra che tu non mi ami, che tu non sei presente, che tu non esisti. Io lo so che esisti e lo so che ti guido e che alla fine restaurerai la mia vita, che sia qua o che sia quando incontrerò.